Da sabato scorso la Protezione Civile regionale è impegnata nelle Marche per l'emergenza alluvione assieme a tante associazioni di volontariato partite con la Protezione Civile regionale. Oggi anche il direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile Mauro Casinghini è stato a Senigallia per ringraziare tutti i volontari abruzzesi e il personale all'opera e verificare la possibilità di un eventuale potenziamento perché si cerca di strutturare sempre di più l'aiuto. La colonna mobile attualmente è composta da 65 unità volontari di Protezione Civile, mezzi per movimento terra, mezzi antincendio per la rimozione dello strato fangoso, idrovori di varia portata. Le attività sono concentrate su più fronti: ricerca dispersi, assistenza alla popolazione, pulizia delle strade e dei piani bassi degli edifici e messa in sicurezza del territorio, ovviamente. Siamo qui a Senigallia, dove la colonna mobile della regione Abruzzo è operativa da sabato mattina per portare aiuto alla popolazione. In questo momento le forze operative in campo sono di oltre 65 persone e di circa 30 mezzi, tutti specializzati ovviamente sulla rimozione del fango, dei detriti e dell'acqua in sovrabbondanza che ovviamente ancora è negli scantinati. La solidarietà abruzzese è concreta, non finiamo di lavorare, saremo qui almeno per tutta la settimana, ovviamente stiamo attendendo anche disposizioni dal Dipartimento Nazionale per eventualmente prolungare l'impegno, un impegno sicuramente molto forte, anche molto stancante, perché il lavoro è veramente molto intenso, la popolazione è anche provata dal punto di vista psicologico, per cui diciamo così, avere un aiuto significa anche in qualche maniera avere un conforto anche morale da parte dei soccorritori. Il centro di coordinamento ovviamente è diciamo attivo H24 per garantire appunto il coordinamento dei soccorsi, uno staff della regione Abruzzo di funzionari dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile sono proprio nel centro di coordinamento per affiancare i coordinatori sia del comune che della regione negli aspetti anche decisionali.